Cap Horn è il punto di partenza del nostro viaggio di 6.500 km attraverso le Ande, la più lunga catena montuosa del mondo. Qui, all'estrema punta meridionale del continente sudamericano, dove l'Atlantico e il Pacifico si riuniscono, si trova un immenso arcipelago formato da isole e fiordi, la Terra del Fuoco. È una regione selvaggia e inospitale, sferzata dal vento, continuamente battuta da pioggia e tormenta. Tuttavia, nel cuore dei boschi più riparati, molti uccelli riescono a sopravvivere. Questo, per esempio, è un fringuello della Sierra. E poiché siamo in Sud America, la terra dei parrucchetti, non ci stupiamo di ritrovarli a queste latitudini dal clima proibitivo. I boschi risuonano dai picchiettii prodotti da uno dei più belli uccelli del mondo, il picchio di Magellano, che perfora le cortecce in cerca di larve e di insetti. Ma è in mare che si trova la vita più rigogliosa. Queste acque sono tra le più ricche di specie del mondo. Le lontre marine si immergono a caccia di granchi nella foresta di alghe giganti chiamate kelp. Tra gli uccelli che trovano cibo lungo le coste, il più comune è la bernaccia di Magellano. Nella stagione della nidificazione, questa specie è molto aggressiva. Ecco una bernaccia di Magellano che attacca una bernaccia delle alghe. Questi accessi di aggressività si estendono anche alle anatre. Quelle che stiamo vedendo sono inette al volo e per spostarsi nell'acqua non usano solo le zampe, ma muovono le ali, come in una specie di nuoto a farfalla. Un nuoto davvero poco aggraziato, specie a confronto con quello degli agili ed eleganti pinguini. Per metà dell'anno i pinguini se ne stanno al largo, a cibarsi di pesci e calamari. Ma ogni primavera fanno ritorno alle acque dello stretto e vengono a terra per nidificare. Ferdinando Magellano scoprì questa specie nel corso delle sue esplorazioni e ne fece massacrare a migliaia per nutrire il suo equipaggio. Non a caso vengono oggi detti pinguini di Magellano. L'isola di Magdalena è crivellata di buchi. Sono i nidi dei pinguini, i cui richiami, simili al raglio degli asini, si possono udire ovunque. L'incubazione dura 6 settimane e per guadagnare tempo prezioso, gli adulti covano ininterrottamente per turni lunghi fino a 2 settimane, senza mai nutrirsi. Per i pinguini, che camminano in posizione eretta, può essere difficile mantenere l'equilibrio su questi ripidi pendii. Spesso gli uccelli sopravvivono a rovinose cadute, ma a qualche esemplare capita minor fortuna. Le vittime di questi incidenti
non passano inosservate agli occhi acuti dei condor in planata. Questi grandi rapaci delle Ande planano maestosamente sulle correnti ascensionali, sorretti dalla loro imponente apertura alare di quasi 3 metri. Il loro areale si estende per tutto l'arcipelago della Terra del Fuoco, per allargarsi a nord sul continente sudamericano ben oltre lo stretto di Magellano. Nelle pianure della Patagonia vive un altro uccello inetto al volo, il nandù di Darwin. Per mettersi in salvo in caso di pericolo, può contare sulle sue poderose zampe. Normalmente la dieta dei nandù è composta da erba, insetti e semi. Ma in questa zona essi si nutrono prevalentemente di denti di leone, una pianta introdotta per caso nel secolo scorso dall'Inghilterra e che ora cresce spontaneamente in tutta la Patagonia. È il maschio del nandù che cova le uova e si prende cura dei piccoli. Grazie alla vista acuta e al lungo collo usato a mo' di periscopio, è sempre pronto ad avvistare eventuali pericoli che possano minacciare i suoi piccoli. Ma questo stormo di ibis dal ciuffo giallo non comporta alcun pericolo. Il loro verso è uno dei più caratteristici suoni delle Ande meridionali. Più a nord, a 500 km da Capo Horn, si ergono le torri granitiche della catena del Paine. I condor sono numerosi e planano senza sforzo in alta quota, porti di una superficie alare superiore a quella di qualsiasi altro uccello. Si può ben dire che le loro dimensioni sono commisurate alla grandiosità delle Ande. Questa terra splendida e selvaggia è anche dimora di un eccellente predatore, il puma, vero leone delle Ande. Cacciatore notturno, il puma è stato a lungo perseguitato dall'uomo perché uccideva migliaia di pecore. Un tempo la sua preda principale erano i guanachi, lontani parenti dei cammelli, diffusi in gran numero in tutta la catena delle Ande, dal livello del mare fino ai 4.000 metri di altitudine. Oggi, invece, i guanachi sopravvivono solo dove ne è stata vietata la caccia. I guanachi trascorrono l'estate sui pascoli ai piedi delle montagne del Paine, dove si nutrono di vegetali che nel corso della loro evoluzione si sono adattati a sopravvivere alla siccità. Un vento freddo soffia dai ghiacci della Patagonia e per questa ragione la pelliccia del guanaco è molto spessa. I giovani maschi ingaggiano per gioco piccole lotte a suon di morsi e di colpi assestati coi lunghi colli. Presto però, nel periodo degli amori, le contese per il possesso del territorio e per la conquista delle femmine si faranno più cruente. Questo maschio adulto sorveglia un gruppo di femmine e di giovani.
Ogni giorno il carico di neve fresca provoca grandi slavine lungo i pendii. Quando la nebbia si dirada, il condor si libera nell'aria alla ricerca di animali deboli o morti. Come gli avvoltoi, anche i condor sono necrofagi. Sui terreni aperti nulla sfugge ai loro occhi. Questo guanaco appena nato sta morendo. Il condor osserva e aspetta pazientemente. La madre non abbandona il piccolo neanche quando è morto. Nel frattempo, altri uccelli da preda si radunano in attesa di avere campo libero, come questo caracara. Istintivamente, la madre cerca di scacciarlo. Ecco un caracara dalla gola bianca, di taglia più piccola, ma più audace. I condor non hanno fretta di scendere a terra. Sanno che sul terreno sono in svantaggio. Ed è per questo che valutano molto attentamente la situazione dall'alto, tenendosi al sicuro. Per rallentare la sua discesa, il condor abbassa e allarga le zampe come il carrello di un aeroplano. La cresta ci dice che si tratta di un maschio. Mamma guanaco cerca ancora di scacciarlo, ma inutilmente. Il condor si è guadagnato la sua parte. Ma il legame tra la madre e il piccolo morto è ancora molto forte. La sua penosa veglia continuerà per 3 giorni. Questo piccolo è nato da poche ore e non sa ancora dove trovare il latte. La madre non può far niente per aiutarlo se non restare immobile. Se il neonato non riuscirà a trovare il capezzolo prima del tramonto, potrebbe morire. Ce l'ha fatta. Ora è fuori pericolo. Sotto le torri del Paine si trovano bacini di laghi freddi e profondi scavati dai ghiacciai. I cigni del collo nero trasportano amorevolmente i propri piccoli sopra le onde. In primavera, molte specie di uccelli acquatici nidificano su queste sponde, come i fischioni del Cile, le folaghe e i mestoloni. Ma gli uccelli più diffusi sono ancora le bernacce di Magellano. Ecco un cigno coscoroba.
I dirupi ghiacciati delle Ande dominano il paesaggio, ma non meno spettacolari sono i voli delle oche. Nell'emisfero australe, viaggiare verso nord significa andare incontro ad un clima più caldo, ma a quasi 1000 chilometri da Capo Horn, il manto nevoso della Patagonia persiste ancora sotto uno strato protettivo di nubi. Enormi ghiacciai erodono le montagne nel loro lento cammino di migliaia di anni verso il mare. Questo è lungo 24 chilometri e largo 3. Una parete di ghiaccio alta 70 metri sfocia direttamente nell'Oceano Pacifico. Quando la marea si abbassa, enormi masse di ghiaccio si staccano dal fronte del ghiacciaio. Piombando in acqua, i blocchi di ghiaccio più grandi provocano altissime onde e divengono iceberg, scivolando lentamente verso il mare aperto. Ci troviamo quasi al 45° parallelo sud, a una latitudine corrispondente a quella di Venezia nell'emisfero boreale. Ma qui i ghiacci e le nubi mantengono un clima freddo e favoriscono le frequenti piogge. Malgrado la temperatura rigida, la vegetazione sembra quasi tropicale. Ci troviamo nella foresta pluviale temperata. Un colibrì contribuisce a creare l'illusione dei tropici. Il suo nido è costruito in cima ad un sottile ramo di bambù. Il colibrì riesce a sopravvivere in questa terra di ghiacciai grazie ad una particolarità piuttosto insolita per un uccello, il letargo invernale. Ma per i piccoli la prima cosa da imparare è come trasformarsi in veri e propri mangiatori di spade. Data la scarsità di insetti, i fiori, come questa fucsia, hanno bisogno dell'opera degli uccelli per essere impollinati. E la fucsia, a sua volta, rientra nella catena alimentare, poiché se ne nutre il cervo nano, il pudu. Ecco un piccolo che si avventura fuori dalla tana fatta di rami. Il tasso di umidità è elevatissimo in questa cupa foresta, costantemente irrorata dalle piogge portate dai venti occidentali. Le specie più comuni in questo ambiente umido sono le sanguisughe. Eccone una di dimensioni medie e in secondo piano un'altra veramente gigantesca. Anche i serpenti prosperano in queste foreste, dove cacciano principalmente le rane e per difendersi si mimetizzano abilmente. Abili trasformiste, queste rinoderme di Darwin assumono differenti pigmentazioni della pelle per confondersi su sfondi di colore diverso. Capita a volte che una rana si allontani dall'ambiente del suo colore, rendendosi facilmente visibile. Però le sue risorse non finiscono qui. In caso di pericolo si getta in acqua, restando completamente immobile. Finge di essere una foglia secca e si lascia trasportare dalla corrente finché è fuori pericolo. Il disegno sul suo ventre serve a confonderne la silhouette. La foresta è piena di strane creature, tra cui molte ancora sconosciute alla scienza, e della cui vita si sa ben poco. Questa grande foresta si estende per 1600 chilometri tra la costa del Cile e le Ande, fino al punto in cui si ergono i grandi vulcani,
come l'Osorno. La forte pressione esercitata dalla zolla del Pacifico contro la zolla continentale sudamericana ha sollevato la crosta terrestre creando la catena delle Ande. L'attività tettonica è ancora oggi intensa e ad essa si associa il fenomeno dei vulcani. In questa regione sono numerosissimi. Basti pensare che solo nel Cile oggi se ne contano circa 2000 e questi non sono che gli ultimi di molte migliaia sorti e scomparsi da quando le Ande si sono innalzate verso il cielo. I fiumi che scendono da queste pendici sono ripidi e impetuosi. Le rapide arricchiscono le acque di ossigeno, creando l'habitat ideale per un uccello straordinario. È la merganetta armata, o anatra di torrente. Questo uccello si nutre prevalentemente delle larve dei tricotteri, che a loro volta dipendono dalla vegetazione che cresce rigogliosa sulle rocce, grazie all'abbondanza di ossigeno. Quest'anatra si è così evoluta per sfruttare una nicchia ecologica esclusiva. Ecco una giovane merganetta vicino ad una coloratissima femmina. La giovane esita per un attimo prima di tuffarsi nella corrente. Il paesaggio è dominato dai vulcani e il Chillán, in piena attività, erutta una nuvola di vapore. Più a nord, un altro vulcano fuma appena appena. Ma si tratta di una calma solo apparente. Infatti, nel 1957, questo stesso vulcano eruttò una grande colata di lava nera che, prima di raffreddarsi, bruciò un'immensa foresta. Il fronte della colata è alto ben 10 metri. Le piante sopravvissute di quell'antica foresta sono tra le più strane del pianeta. Si tratta di araucarie, una sorta di coniferi primordiali, eredità di un mondo scomparso da milioni di anni. Le pigne spinose di questi alberi contengono centinaia di semi di cui si nutrono i parrocchetti. Le foglie formano complicati disegni a spirale e sono anch'esse spinose. Perciò i parrocchetti le staccano dai rami morti. Quando cala la notte, il gufo della Virginia si risveglia dopo una lunga dormita. Si desta anche un minuscolo roditore, l'opossum. I suoi piccoli invece continuano a dormire. Un altro adulto si avvia a caccia di insetti. Gli opossum sono tra i più antichi abitanti del Sud America. E da milioni di anni sopravvivono alla caccia dei gufi, in un mirabile equilibrio tra le due specie. Ovunque vada la madre, vanno anche i piccoli, attaccati alla sua schiena. Il sole indugia ancora sulle vette gelide. La catena prosegue sinuosa verso nord, portandoci verso le sue montagne più maestose.
Creata dal fuoco e scolpita dal ghiaccio e dal vento, si erge la vetta più alta delle Americhe, la Aconcagua, di 6.959 metri. Ancora più a nord, il Condor plana verso il più arido deserto del mondo, l'Atacama, e si estende lungo la costa del Pacifico per quasi 3.000 chilometri, a partire da queste scogliere dirupate che sembrano sgretolarsi sotto l'azione delle onde. Qui il Pacifico è arricchito dalle fredde acque della corrente di Humboldt, proveniente dall'Antartide, che risale dal fondo portando una messe di sostanze nutritive. Ricchissimo di pesci, questo mare dà da vivere a enormi quantità di uccelli marini. Le gigantesche dimensioni di queste colonie non hanno paragone in tutto il mondo. Si tratta prevalentemente di marangoni di Bougainville o cormorani del guano. I loro escrementi, il guano appunto, formavano un tempo strati alti fino a 55 metri. Il guano è un ottimo fertilizzante e viene tuttora raccolto a intervalli di alcuni anni. Sulle scogliere nidificano anche le sule. Gli escrementi, seccando, formano delle specie di stalattiti. Anche questo è guano, che si raccoglie per la vendita. Allo spuntare del giorno, milioni di cormorani si levano per pescare, assieme alla terza delle specie produttrici di guano, i pellicani. Con l'aiuto della borsa cutanea che si apre sotto il becco, il pellicano sfrutta uno dei più primitivi metodi di pesca. È tanto semplice e tanto efficace da far sì che questa specie, antica dal punto di vista evolutivo, prosperi ancora oggi. E continuerà così, perlomeno fin tanto che la corrente di Humboldt gli fornirà il pesce. Qui la natura è davvero prodiga e anche numerosi stormi di gabbiani grigi partecipano all'immenso banchetto. Anche decine di migliaia di otarie pescano in queste acque e si riproducono sulla costa. Le scogliere di Arenaria sono costellate di caverne e quando le otarie si radunano per la notte, altre creature cominciano a muoversi nell'ombra. Hanno trovato un modo molto particolare per vivere in queste regioni deserte. Sono i vampiri e bevono sangue. Lungo tutta la catena delle Ande, dalla Patagonia ai Caraibi, la sera escono in volo i vampiri, ma pochi dispongono di prede così facili. Qui, infatti, essi banchettano col sangue di migliaia di otari addormentate. Eccone uno che avanza a quattro zampe, un incubo che diventa realtà. Per succhiare il sangue, il vampiro deve affondare i denti nella vittima. Ma la pelliccia delle otarie è molto spessa e copre tutto il corpo, tranne le pinne. Queste sono molto sensibili, per cui il vampiro cerca di morderle più vicino possibile alla punta. Un altro vampiro sta leccando il sangue proprio sotto il naso della sua vittima. A
All'alba, in alcune valli ai margini del deserto, si possono osservare altri piccoli animali meno scostanti. Sono i cincillà. Un tempo intensamente cacciati per la loro folta e pregiata pelliccia, sopravvivono oggi solo in poche zone remote delle Ande. I cincillà sono attivi particolarmente di notte, quando il freddo è molto intenso. Ma al sorgere del sole nel deserto di Atacama, le condizioni cambiano rapidamente. In nessun'altra parte della Terra i raggi del sole sono così intensi. Qui non piove mai. Ma nel bel mezzo di questo paesaggio lunare, a 80 km dal mare, troviamo incredibilmente un uovo. Appartiene a un gabbiano grigio. Un centinaio di metri più in là c'è un altro nido con 6 pulcini nati da poco, contornati da pietra e sabbia che il sole ogni giorno arroventa fino a oltre 50 gradi. Ora i genitori lasciano che i primi raggi scaldino i piccoli. Ci vorranno 5 settimane perché siano abbastanza grandi per volare e abbandonare questa nursery desolata. Ma se non altro, il posto è al sicuro dai predatori. Tutto intorno non ci sono altre tracce di vita per migliaia e migliaia di chilometri quadrati. Ognuno dei due genitori sta coi piccoli a giorni alterni. L'altro, nel frattempo, compie i 160 chilometri necessari per pescare e riportare il cibo dal mare. Nient'altro si muove a parte il vento. C'è solo un'altra creatura la cui ombra spezza ogni tanto il riverbero della sabbia. È il condoro, che plana lentamente dalle montagne alla costa. Il deserto di Atacama, lungo oltre 3.000 km, ma largo solo 80, è talmente arido e privo di vita da sembrare un paesaggio lunare. Ma una volta ogni 10 o 20 anni piove, e allora avviene il miracolo. La calandrinia cresce dai semi che per anni hanno serbato il germe della vita nella sabbia. È un risveglio generale. Dai bulbi celati sottoterra spuntano i gigli. Fioriscono i papaveri della California e anche i cactus sui pendii umidi si colorano di una nuova fioritura. Ma questo straordinario giardino resta in vita solo per poche settimane, per poi scomparire nuovamente nella polvere. La monotonia del deserto è rotta finalmente circa 300 km più a nord-ovest da profonde vallate solcate da corsi d'acqua che scendono dalle Ande. Ognuna di queste valli forma un'oasi che racchiude un proprio particolare universo di vita. Il colibrì delle oasi prende il nome da queste fertili vallate. Il colibrì del Cile, o Mellisupa minima, è uno dei più rari e più piccoli uccelli del mondo e vive confinato in tre sole strette valli. Non supera i 75 mm di lunghezza. E così vediamo nello stesso luogo il più grande e il più piccolo degli uccelli. Il condor ritorna verso le montagne seguendo il corso del fiume, che in milioni di anni ha scavato un enorme canyon nelle Ande. Il canyon del fiume Colca, quasi sconosciuto al di fuori del Perù, è profondo 3.000 metri, 1.000 metri in più del celebre Grand Canyon del Colorado, negli Stati Uniti. In un paio d'ore il condor è capace di coprire la distanza tra il mare e queste grandi altezze, dove l'aria è satura di umidità.
Qui il deserto lascia spazio a un freddo altopiano di acquitrini e praterie, il Puna. A 4200 metri l'aria è talmente rarefatta che l'acqua delle sorgenti calde bolle già a 86 gradi. Sbuffi di vapore si innalzano dal geyser più alto del mondo, El Tacio, nel Cile settentrionale. Ma lontano dalle fonti calde, il ghiaccio contorna le rive delle grandi lagune. Tra i pochi uccelli che vivono qui, i fenicotteri sono quelli che meglio si sono adattati all'ambiente. Queste acque, troppo salate per consentire la crescita della vegetazione, sono ciò che rimane di un grande mare interno. I fenicotteri si nutrono di particolari alghe e crostacei che prosperano nell'acqua salmastra. Qui vivono tre specie di fenicotteri. I più grandi sono i fenicotteri delle Ande, caratterizzati da penne nere sulle ali. C'è anche il più raro di tutti, il fenicottero di James. Entrambi si alimentano nella maniera tipica di questi uccelli, pompando l'acqua dentro e fuori dal becco per mezzo della lingua. Il becco è dotato di una specie di filtro per trattenere le minuscole alghe. La terza specie, la più comune, è il fenicottero del Cile, che si nutre di piccoli crostacei. Alcuni uccelli migrano verso nord per sfuggire ai rigori dell'inverno. Devono attraversare la più grande distesa salata del mondo, che si estende ai piedi dei vulcani. Alcuni crateri possono sembrare innocui e tranquilli, mentre altri, come il San Pedro e il San Pablo, a 6400 metri di quota, fumano ancora. La bocca del cratere è incrostata di zolfo. Qui, lungo la frontiera tra il Cile e la Bolivia, si ergono vulcani agonizzanti, che in passato eruttarono enormi quantità di lava incandescente. Fu proprio una colata infuocata che, riempiendo le valli sottostanti, formò milioni di anni fa la nuda pianura del Puna. I vulcani però non hanno ancora terminato di modellare il paesaggio. Molti erutteranno ancora, ma in questa vasta solitudine ben pochi uomini assisteranno al cataclisma. Due ore dopo l'alba, la temperatura dell'aria è ancora ben al di sotto dello zero. Ma siamo ai tropici e il sole fa in fretta a scaldare il terreno. Le lucertole cercano di catturare ogni raggio di sole. La jarreta, una curiosa pianta parente del prezzemolo, si trova abbarbicata alle pareti soleggiate a 5000 metri di altezza. Forma dei cuscinetti compatti e resistenti, che conservano calore e umidità. Le singole piante possono essere vecchie di migliaia di anni. Verso nord, il Puna comincia ad essere più umido. Nelle valli ritroviamo il Nandù, l'uccello simile allo struzzo che avevamo visto 3000 km più a sud. I lama e gli alpaca si sono adattati a vivere a grandi altitudini, anche superiori ai 4200 metri. Dispongono infatti di un numero maggiore di globuli rossi nel sangue, che consentono loro di sfruttare meglio il poco ossigeno presente nell'atmosfera rarefatta. Gli Indios li hanno addomesticati come pecore per ottenere carne e lana.
e li adornano di variopinti ornamenti. In alto, il condor veleggia scrutando l'aspro paesaggio alla ricerca di qualche carogna. A volte è costretto a pattugliare centinaia di chilometri quadrati prima di trovare da mangiare. Il becco è molto forte e tagliente per poter lacerare la pelle delle vittime, mentre gli artigli non sono particolarmente robusti. Sul terreno questi immensi uccelli sono sempre cauti e avanzano timidamente, mentre in aria sono i veri padroni dell'ambiente. Il loro dominio si estende a nord lungo tutti gli altipiani andini fino ai contrafforti montagnosi del Perù, dove si trova una fertile pianura bagnata dalle piogge conosciuta come l'altiplano. Violenti temporali si abbattono sui grandi laghi dell'altiplano, ma ciò nonostante il loro livello si sta lentamente abbassando. Un giorno saranno completamente asciutti e lasceranno il posto ad una pianura salata come il Puna. Il lago più famoso è il Titicaca, lungo 160 km e situato a 3.800 metri sopra il livello del mare. È profondo più di 300 metri, perciò la temperatura dell'acqua si mantiene costantemente intorno ai 10 gradi. Gli ampi canneti delle sue rive sono ricchi di animali, come questo sbasso, che si nutre di molte specie endemiche di pesci. Una nitticola. In questo lago vive anche un'insolita rana che trascorre l'intera vita sott'acqua. Tutte le rane possono respirare attraverso la pelle, ma il Thelmatobius ha in più strani lembi cutanei che, aumentando la superficie di scambio, permettono a questo anuro di far fronte alla scarsità di ossigeno. Sulle creste battute dai venti vive la vigogna, il più aggraziato dei camelidi. La sua lana è tra le più preziose del mondo. Cosa rara tra gli ungulati, i maschi di questa specie difendono il proprio territorio tutto l'anno. Questo ha notato un intruso che tenta di conquistare qualche femmina del suo harem e si precipita ai confini del suo territorio per allontanarlo. L'intruso però reagisce. I territori includono anche le aree per il bagno di polvere, dove le vigogne vanno a rotolarsi per evitare che il vello si infeltrisca. Proprio per questa loro pelliccia morbida e folta, le vigogne furono sterminate e portate sull'orlo dell'estinzione. Oggi, fortunatamente, la caccia a questa specie è proibita. Ancora più a nord, vicino all'equatore, il grande vulcano Cotopaxi domina un'altra zona desolata, dove l'unico testimone della vita è il condor. Anche sugli altipiani dell'Ecuador c'è una lunga fila di vulcani imprigionati nel ghiaccio, ma ai loro piedi si estende una lussureggiante giungla tropicale. Nell'alveo rimasto secco per tutta la notte, improvvisamente ricomincia a scorrere un ruscello. Come ogni giorno, le acque che alimentano il rio delle Amazzoni cominciano da qui un lungo viaggio verso le foreste pluviali e l'oceano. Ai piedi dei vulcani, a 4.500 metri di altitudine, migliaia di rivoli raccolgono l'acqua del disgelo, che inizia la discesa verso est. È l'inizio del fiume più lungo del mondo. Per effetto del calore del nuovo giorno, inizia un'intensa evaporazione e subito, sopra la neve, si condensano le nubi, mentre le correnti ascensionali invitano il condor a librarsi nell'aria. Sotto di lui, ora, c'è il Paramo,
una pianura ghiacciata. Qui ogni creatura si è adattata a sopravvivere in condizioni proibitive. Le foglie delle piante devono far fronte sia ai forti raggi ultravioletti, sia alle notti di gelo. Quando il sole è alto, il paramo è un'esplosione di fiori. Genziane dalle mille forme e colori. Frotte di rospi Atelopus lasciano i loro nascondigli sotto i ciuffi d'erba. Sono neri per poter meglio assorbire il calore del sole. I maschi stringono le femmine più grandi di loro in un abbraccio che può durare 3 settimane. Le femmine li portano sul dorso finché raggiungono l'acqua dove deporranno le uova. Più a valle, verso est, vive il più grande di tutti i colibrì. Ognuno sorveglia il proprio territorio, che comprende soprattutto piante di lobelia. Più grande di un rondone, il colibrì gigante si nutre infatti del nettare di questa pianta. Ma anche la lobelia ne trae vantaggio. Il suo polline, liberato da speciali stami ricurvi, resta attaccato alla fronte dell'uccello e, spostandosi di fiore in fiore, consente la fecondazione e la riproduzione della pianta. Ci sono più specie di colibrì in Ecuador che in qualunque altra parte della Terra. Hanno piumaggi iridescenti. Lunghissime code. O becchi sottilissimi, evolutisi per succhiare il nettare dai fiori con la corolla profonda. Sotto i 3000 metri la prateria scompare e la nebbia avvolge costantemente la foresta e i dirupi. È un mondo di pioggia, nubi e baratri improvvisi e impenetrabili. Le centinaia e centinaia di tributari del Rio delle Amazzoni sono gonfi per le continue piogge portate dai venti del lontano Atlantico. Il cosiddetto uccello parasole, in un certo senso, non è fuori luogo. Fa ondeggiare il suo curioso ciuffo di piume che assomiglia davvero a uno strano ombrello. Il galletto di roccia o rupicola beruviana. C'è un'incredibile varietà di uccelli nella foresta tropicale di queste magnifiche montagne. I fiumi percorrono gli ultimi chilometri prima di abbandonare gli alti contrafforti delle Ande. A San Rafael, in Ecuador, il fiume Coca precipita in una cascata alta 150 metri. I fiumi che ora serpeggiano lentamente alla base delle Ande dovranno ancora colmare un dislivello di 70 metri per raggiungere il mare. E per farlo percorreranno ben 4000 chilometri. Ci vogliono 4 ore di aereo per attraversare l'immensa foresta pluviale, che è come una gigantesca spugna satura d'acqua. L'enorme evaporazione forma nubi temporalesche che scaricano continuamente vere e proprie cascate di pioggia. Questa è la foresta pluviale. Qui l'elemento acqua domina ogni cosa. Dopo un temporale, il livello dei fiumi può crescere perfino di 10 metri.
I corsi d'acqua sono una via di passaggio obbligata per una specie primitiva di uccelli, gli hoazin, e costituiscono l'habitat di molte creature acquatiche. Dalle Ande il fiume porta anche il limo fertile, dal quale dipende la vita della foresta. Questi delfini non hanno mai conosciuto l'acqua salata. Sono di casa nel fiume che attraversa la foresta, a 3200 km dal mare. I tapiri sono tra gli animali più grossi del Sud America. Nel fitto dell'intricata vegetazione è in atto tra tutte le specie di piante la lotta per catturare la luce vitale del sole. A 30 o 40 metri dal suolo, all'altezza di un palazzo di 10 piani, l'albero più alto distende la sua chioma. La foresta è una sorta di centrale energetica di tutta l'intricata trama della vita. È qui che insetti, uccelli e mammiferi si alimentano di frutti, nettare, polline e semi. Il frutto della cecropia, delicato e saporito, matura velocemente. I tucani hanno il becco ideale per nutrirsene. Gli aramacao sono dotati di un becco robusto, più adatto a rompere i semi. I parrucchetti sono alle prese con i baccelli dell'albero della balsa. Probabilmente gli alberi più produttivi sono le molte varietà di fichi. Milioni di piccoli frutti attraggono le scimmie. Questa è una scimmia scoiattolo, o saimiri. E questa, che mangia i frutti direttamente dai ramoscelli, è una scimmia ragno, mentre il cebo cappuccino li raccoglie con le dita. Le scimmie americane sono le uniche con la coda prensile, un vero arto in più, utilissimo nella vita sugli alberi. Ma fra tutti i mammiferi che vivono qui, quello forse meglio adattato è il bradipo. Il suo pelo cresce in senso opposto a quello degli altri animali, in modo da favorire lo scorrimento della pioggia quando, assumendo la sua posizione preferita, se ne sta attaccato a testa in giù. Questo animale è anche un esempio delle molte interrelazioni che esistono nella foresta pluviale. Infatti, nel pelo del bradipo vivono dei piccoli lepidotteri. I bradipi sono animali lenti e metodici. Una volta alla settimana gli adulti scendono a terra per depositare gli escrementi. Per le farfalline è l'occasione per abbandonare l'ospite e deporre le uova nello sterco, che più tardi sarà fonte di nutrimento per le larve. Una volta completato il ciclo, una nuova generazione di farfalline volerà tra le chiome degli alberi per trovarsi un altro bradipo. Tra il pelo del bradipo crescono anche delle alghe e, conferendogli un colore verdastro, lo rendono meno visibile alle aquile. Vedere sotto la spessa cupola di verde è difficile per tutti gli uccelli da preda e gli avvoltoi dalla testa gialla utilizzano il loro sensibilissimo olfatto per localizzare gli animali morti. Questo è il maestoso avvoltoio reale. Nel più complesso ecosistema del pianeta, niente va sprecato. Ogni pianta o animale è legato direttamente o indirettamente ad altri. Poiché il suolo è povero, il nutrimento racchiuso negli organismi vegetali e animali viene continuamente riciclato. Una colonia di termiti si nutre di un ramo caduto e contemporaneamente i suoi esploratori sono alla ricerca di tronchi morti.
Foglie e rami in putrefazione lasciano crescere i funghi che vengono mangiati dal pecari e da altri piccoli mammiferi. Anche questi, a loro volta, sono bersaglio di predatori. L'anaconda, il serpente più grande del mondo, caccia solamente di notte, quando nuovi personaggi entrano in scena e nuovi suoni echeggiano nella foresta. Nell'oscurità, queste creature si riconoscono a volte solo dalla voce, oppure grazie ad una fugace apparizione ai raggi della luna. Un giaguaro. Un kingagio o cercoletto, che sfoglia i baccelli di una leguminosa. Appena l'aria si raffredda, le rane escono dai nascondigli. Moltissime specie di pipistrelli vivono in Amazzonia e dominano la vita notturna della foresta. Impollinano fiori, spargono semi, catturano insetti. Questo Tracops è specializzato nella caccia alle rane e ai piccoli sauri. Ogni cosa qui dipende dal fiume. Togliere il limo dall'acqua significherebbe far crollare tutto il complesso ecosistema dell'Amazzonia, così come ogni specie non potrebbe sopravvivere senza tutte le altre. Di prima mattina, gli ara rossi e verdi raggiungono una parete rocciosa vicino al fiume, dove c'è qualche sostanza chimica che li attrae. Potrebbe essere il sale, ma come per molte altre cose del Rio delle Amazzoni, nessuno lo sa per certo. Qualunque cosa sia, è stata depositata qui dal fiume. Qui, dove il Perù incontra il Brasile, il Rio delle Amazzoni è solo a un terzo del suo lungo viaggio, ma ha già lasciato indietro il suo luogo d'origine, le Ande, la cui selvaggia grandezza è simboleggiata dal volo del condoro. Thank you.